Allora, ben ritrovati con il terzo e ultimo episodio di Vendiamo o Teniamo, inerente alla stagione 2021-2022. Perché questo video è molto importante? Perché andiamo intanto a chiudere il ciclo, andiamo a focalizzarci per la prima volta su dei giocatori che potrebbero tornare utili, come no, a Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della Juventus, dato che quando abbiamo fatto questo sondaggio, ovviamente era ancora Pirlo l'allenatore della Juve. Quindi iniziamo ad andare nel dettaglio e capire chi potrebbe tornare utile e chi no l'anno prossimo per quanto riguarda la Juventus. Io ovviamente prima di tutto vi invito a mettere un mi piace a questo video e ovviamente andare in descrizione dove ci sono tutti i miei social network, dato che questo video, scusate se l'ho ridetto, nasce interamente su sondaggi che abbiamo gestito su Instagram e se volete essere protagonisti dei prossimi contenuti, questa volta non mi sbilancio, potete semplicemente seguire il profilo e monitorare le storie che sono molto frequenti. Quindi iniziamo subito, prima scaricate OneFootball perché questo video, l'ho ridetto, è direttamente collegato al calciomercato che non dico sta iniziando, siamo già completamente immersi nel calciomercato. E quindi bisognerà assolutamente guardare l'applicazione e dire bene, oggi la notizia di oggi qual è? Ah, questa, bene, ok, e poi tornare qua perché sicuramente ci sarà un contenuto multimediale creato dal sottoscritto da riprodurre e nel quale potrete dirmi poi se sarete d'accordo oppure no. Il primo nome di oggi è Federico Bernardeschi, fresco di gol addirittura in nazionale. Ho letto che era addirittura capitano, non ho visto Italia-San Marino perché ero a una laurea ieri sera, però. Bernardeschi è uno dei giocatori emblematici per i tifosi della Juve sull'out, sul far uscire. Devo dire la verità, non sono sorpreso perché Bernardeschi purtroppo non ha mantenuto le aspettative con le quali era arrivato a Torino. 83% li vendiamo, 17% li teniamo, quasi 12.000 persone che lo vogliono cedere, soltanto 2.500 persone circa che ancora credono in lui, e magari tifosi avversari che ce lo vogliono far tenere per un determinato motivo. Con Allegri potrebbe addirittura ritrovare un po' di continuità, però credo che siano difficili i presupposti di permanenza di Bernardeschi alla Juve, potrebbe essere infilato all'interno di qualche scambio per arrivare a determinati giocatori interessanti anche proprio per entrare, per l'ingresso in rosa futuro, non solo attaccanti, si è parlato tanto di un possibile plausibile scambio con Romagnoli del Milan, che al Milan non ritengono come operazione di mercato interessante, però vedremo se potrà essere inserito da qualche parte o se vedremo ancora una volta Bernardeschi in bianconero con Massimiliano Allegri in panchina. Sono abbastanza convinto che Bernardeschi comunque non farà più parte della rosa della Juve l'anno prossimo, sia con Allegri sia con Pirlo, sarebbe stato lo stesso discorso, perché è un giocatore veramente che purtroppo è arrivato alla fine, per quanto mi riguarda, della sua carriera in bianconero, senza mai essere riuscito veramente a fare il salto di qualità. Lui dice che in nazionale si diverte perché gli danno il permesso di rischiare, ma sembra anche un po' irrispettoso nei confronti della Juventus e del fatto che ben tre allenatori su tre non l'abbiano ritenuto adatto ai livelli per la Juventus da titolare. Quindi dispiace tanto perché eravamo tutti convinti potesse fare molto molto meglio. L'altro Federico, l'altro ex Viola, l'altro italiano, questo invece diciamo che bene o male siamo tutti verso il voler tenere Federico Chiesa nella rosa della Juventus anche per la prossima stagione. Come darvi torto, ragazzi, è stato insieme a Cuadrado il miglior giocatore dell'anno. Veramente un Federico Chiesa super, super, super nella prima stagione juventina. Sono veramente curioso di vedere Massimiliano Allegri come potrà lavorare con Chiesa, anche perché poi qua entra in dubbio un po' il discorso legato ai moduli. Sto preparando il prossimo video da portarvi che è come giocherà la Juventus di Allegri, perché Allegri ha cambiato veramente tanti moduli durante l'avventura alla Juventus, la prima avventura alla Juventus in 5 anni, e Dybala, Chiesa, Ronaldo, Morata, centrocampo a 3, difesa a 4, difesa a 3, bisogna incastrare un po' tutto, alla fine è complicato. Quindi signori miei, Chiesa, plebiscito per tenerlo, punto di ripartenza futuro della Juventus? Assolutamente sì, era ovvio che finisse così, e sono convinto che Allegri riuscirà a collocarlo in una posizione che sarà beneficiaria sia per Chiesa che per la squadra. Solo 815 vendiamo, quasi 14.000 persone che invece lo vogliono tenere. Non siamo assolutamente sorpresi, io ho addirittura comprato la maglia, l'avete vista qua su YouTube. E poi c'è il Kulu, 9% vendiamo, 91% teniamo. Sono contento di vedervi schierati verso la permanenza di Kulusevski perché è stato un giocatore un po'
accusato, diciamo così, dai tifosi durante l'anno. Alla fine Kulusevski è stato il giocatore che ha giocato di più con Pirlo. È un classe 2000 che non aveva mai giocato nella Juventus, seconda stagione da professionista, e si è ritrovato catapultato all'interno di una realtà che forse sognava solo, invece doveva essere inserito gradualmente. Giocatore insieme a Rabiot più utilizzato in assoluto da Pirlo nella sua prima stagione da allenatore, però sapete bene che ha delle caratteristiche, ha delle potenzialità, può essere il futuro della Juve, infatti lo volete tenere, non volete assolutamente privarvi del giovane svedese, quasi 14.000 persone per il teniamo, poco più di 1.000 per il vendiamo, sono assolutamente d'accordo. E ovviamente immaginarsi Chiesa, Kulusevski, eventualmente Cuadrado, sono tutti esterni, no? Che la Juventus può utilizzare per un 4-3-3, e però allora dopo viene il dubbio legato a Paolo Dybala. Dybala in 4-3-3, dove lo ficchi? E dato che Allegri vorrebbe ripartire da Dybala, fargli rinnovare, e probabilmente un'uscita di Cristiano Ronaldo, qualcosa non torna. Capite bene che qualcosa non torna. Vedremo, vedremo cosa succederà. Appunto Paolo Dybala, 88% di teniamo, 12% di vendiamo. Devo essere onesto con voi, non me lo aspettavo. Non mi aspettavo assolutamente questo risultato per Paolo Dybala. I tifosi della Juventus, la Juve, il popolo della Juve vuole la permanenza di Paolo Dybala alla Juventus, vuole rinnovare Paolo Dybala, vuole ripartire da Paolo Dybala, e questo prima delle notizie in cui Allegri andava a dire voglio ripartire da lui, dopo un'annata brutta, ma l'annata prima era stato il migliore della Juve e della Serie A. Quindi non vi siete dimenticati di Paolo Dybala, sapete cosa può dare Paolo Dybala, cosa ha dato Paolo Dybala e cosa potrebbe ancora dare Paolo Dybala. Sono veramente scioccato, perché mi immaginavo un 60-40, un po' di indecisione, e invece no, perché 13.000 persone per il teniamo e poco meno di 2.000 per il vendiamo. Dybala è la vostra scelta, dovesse uscirne uno tra Dybala e Ronaldo per motivi legati agli sgay, voi scegliete di far uscire Cristiano Ronaldo. Attenzione, perché ci arriviamo. Alvaro Morata, 49-51, qua spaccati totalmente, qua questa è la vera e propria indecisione, ragazzi. Non era ancora successa una roba del genere, di un equilibrio cosmico, quasi c'è Thanos che dice che tutto è in perfetto equilibrio come dovrebbe essere. 49-51 per Alvarito Morata, che ha fatto secondo me una buonissima stagione, la sua miglior stagione in bianconero senza ombra di dubbio. Magari non si riesce a capire perché è stata una stagione travagliata, è stata una stagione negativa per Juventus squadra, ma per Morata positiva. Poi a un certo punto purtroppo è scoppiato, non c'era un ricambio in attacco e quindi Alvaro Morata è completamente imploso su se stesso. Però è un ottimo giocatore Alvaro Morata, ce l'ha mostrato anche quest'anno. Io torno a dire, Alvaro Morata deve essere un giocatore da rotazione. Secondo me difficilmente Alvaro Morata può essere il titolare inamovibile della Juventus. Sono di questa idea. Ma se Alvaro Morata entra in una continua rotazione per tenere 3-4 attaccanti sempre sul pezzo, ecco allora che può essere il nostro giocatore. 7.457 teniamo, 7.193 vendiamo. Indecisione pura. E la Juventus bisognerà vedere cosa vorrà fare. Perché Allegri lo sa cosa può dare Alvaro Morata, l'ha sempre definito giocatore da partite secche. Il problema di fondo è che non è nostro. Rinnovare un altro anno di contratto per il prestito ci può stare, acquistarlo assolutamente no, a meno che non ci vengano a proporre, te la butto lì, 20 milioni del tuo, è un affare, magari lo fai. E dopo però dovrai concentrarti su qualcun altro, perché Cristiano Ronaldo, lo dicevamo prima, Dybala e Ronaldo, qualcuno sicuramente andrà fuori, a maggior ragione con l'ufficialità di Allegri in panchina, che l'ha sempre detto, Ronaldo e Dybala insieme si fa fatica, perché nessuno va a occupare l'area di rigore, e si potrebbe risolvere con Ronaldo un centravanti e Dybala trequartista, un centrocampo a tre, però poi capite bene che allora rimane fuori Federico Chiesa, allora rimane fuori Kulusevski, e allora non va più bene, perché la Juventus ha due talenti, Chiesa e Kulusevski, su cui sono stati investiti 100 milioni di euro l'anno scorso e che ci hanno fatto vedere, chi più chi meno, essere giocatori importanti e da futuro della Juventus. Allora questo rombo a centrocampo con Dybala, Ronaldo e un'altra punta non si può più fare, perché sennò poi vai a bloccare il percorso di crescita di quelli lì. Quindi per forza di cose, uno tra Dybala e Ronaldo se ne andrà, ragazzi.
Vi dirò di più. Se non tutti e due. E bisognerà capire Allegri da dove vorrà ripartire, perché poi Allegri guarda la squadra che ha, vede i più forti e a seconda di chi c'è adegua il modulo. Ma ripeto, andiamo a parlarne nel video apposito. Però qua la Juventus, la voce del popolo della Juventus, la vostra voce, ci fa capire con forza che preferisce trattenere Paolo Dybala piuttosto che Cristiano Ronaldo. Io li terrei entrambi, però ve l'ho già detto, è impossibile. È impossibile perché ci sono troppe incongruenze tattiche per uno e per l'altro. E quindi uno dei due dovrà uscire. Ronaldo è più forte di Dybala, eh? Cioè, non prendiamoci in giro, Ronaldo è incredibilmente più forte di Dybala. Però uno ha 28 anni e uno ha 36. E capisco che la Juventus potrebbe salutare Cristiano Ronaldo, e capisco anche che Cristiano Ronaldo potrebbe chiedere di salutare la Juventus perché non gli, magari non gli piace l'allenatore, magari considera il suo ciclo finito, magari non è disposto ad aspettare che la Juventus faccia una squadra in prospettiva, lui vorrebbe magari una squadra subito. Con Zidane al posto di Allegri Ronaldo sarebbe rimasto al 100% e si sarebbe ragionato in un altro modo. Con invece Allegri in panchina, credo che davvero Cristiano Ronaldo non vorrà rimanere alla Juventus, e credo davvero che ci sarà l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus in questa sessione di mercato. Ma ve l'ho già detto, è da fine aprile che vi dico questa cosa, quando ancora c'era Pirlo, quando ancora c'era Paratici, vi dicevo guardate che secondo me esce Paratici, di conseguenza esce Ronaldo, di conseguenza esce Pirlo e di conseguenza ritorna Allegri. Non mi sposto, soprattutto adesso che tanti tasselli sono andati al loro posto. Quindi poi magari mi sbaglio ed esce Dybala, ma poi magari mi sbaglio, escano tutti e due, poi magari mi sbaglio e rimangano tutti e due. Però sono sempre più convinto che Paolo Dybala rinnoverà e rimarrà la Juventus e Allegri ripartirà da Dybala, e invece Cristiano Ronaldo ci saluterà, se ne andrà e concluderà con quella vittoria della Coppa Italia il suo rapporto con la Juventus e col calcio italiano, perché penso proprio che non rimarrà in Italia nonostante quella voce Mourinho vola a Roma, che considero abbastanza impossibile. Quindi questo è. Sono dell'idea che la Juventus confermerà il 200% Chiesa Kulusevski, che gli proverà, perché non significa che sicuramente riuscirà a trattenere Dybala, proverà a far firmare il rinnovo, che Ronaldo abbia già detto sì o no, e che adesso, come vi ho detto nel video di stamattina, inizieranno a venire fuori le voci per la cessione di Ronaldo, che Bernardeschi verrà ceduto, e poi però iniziano a essere pochi. Iniziano a essere pochi, perché soprattutto se esce Cristiano Ronaldo ci vuole un altro attaccante, ma anche se esce Dybala, anche se non si rinnova Morata, poi ce ne vogliono due, dipende quanti ne escono. Questi sono sei, sono sei attaccanti, bene o male, con gli esterni, tre esterni e tre attaccanti. E però alcuni chiamano il 4-4-2 o 4-2-1 che tu si voglia, altri chiamano il 4-3-3. Quindi notate bene, guardando la batteria che abbiamo, c'è un po' di incompatibilità. Dipenderà tutto da lì. Dybala chiama un trequartista, Ronaldo chiama gli esterni. E che succederà? Ovviamente Dybala trequartista, col 4-2-3-1 puoi avere anche gli esterni, però centrocampo 2 e non a 3, e anche lì dopo cambia il calciomercato che ci vai a fare di conseguenza. Quindi capite bene che ci sono tante piccole cose che vanno incastrate, e parte tutto da lì. Dybala o Cristiano Ronaldo? Io so, dato che abbiamo fatto questo video, cosa volete voi. Vediamo cosa vorrà Massimiliano Allegri e cosa vorrà soprattutto la Juventus intesa come società.